Come nasce il progetto Crimini? Beh, nasce in questo modo. Prima nasce un'antologia che in genere viene pubblicata da Einaudi. E questa antologia è un'antologia in cui vari autori di noir scrivono un racconto ambientato in una città. E lo scrivono con una certa logica, un racconto per raccontare la metà oscura dell'Italia passando attraverso il racconto di quella zona, di quella città, di quel territorio. Poi da ognuno di questi racconti viene tratto una sceneggiatura per un film per la televisione che sta appunto in un progetto che si chiama Crimini. Come mai hai scelto proprio Ancona? Ma allora, il primo anno io scelsi Bologna, era una scelta naturale, sono lì. Il secondo anno non potevo più fare Bologna. Allora, beh, io sono anche comunque vicino alle Marche perché mio padre è stato a Pesaro per tantissimi anni, conosco bene quella zona, io andavo lì al mare, c'ho un sacco di amici là, insomma Ancona era un'altra delle zone che conoscevo. Ci siamo divisi le città perché io sono mezzo toscano, allora avrei voluto fare la Toscana, ma già ci sono autori toscani che hanno fatto altre cose. Allora a un certo punto, giro e rigiro, ho detto no, Ancona va bene, anche perché potevo fare un bel discorso su quella zona utilizzando dei bellissimi posti come location che sono quelli di Ancona. Ti è mai capitato di pensare oggi scrivo per un programma di cucina o di, non lo so, di musica? No, ma per un motivo. Io tutte le volte che mi vengono in mente delle idee originali sono idee per romanzi. Io sono uno scrittore di romanzi, non necessariamente noir o gialli, però io sono uno scrittore di romanzi, che sono di solito storie torbide, problematiche, hanno a che fare con la metà oscura, eccetera. Per cui quella è l'unica cosa nella quale mi permetto di sperimentare, nella quale potrei pensare, ma prima o poi scriverò un romanzo d'amore, scriverò una fiaba, che ne so, una cosa lì. Il male può affascinare? Sicuramente sì, ma non è questa la molla però. Beh certo, il male sì, sicuramente può, anzi, affascina molto perché c'è sempre quella metà oscura che vuoi conoscere, il fascino del grande cattivo è il fascino del diavolo, se vuoi, quindi questa cosa di eccezionale, incomprensibile, che sta al di là, è chiaro. Ma non è quello però che spinge me. Il fatto è che quando si scrive noir, cioè il genere insomma che pratico io, e si cerca di scriverlo bene, bisogna dare conto delle ragioni di tutti. Se tu parti subito dicendo questo è bianco e questo è nero, la narrazione che fai è piatta, non è un noir, è un semplice gioco delle parti che non ha senso. Il noir è andare a cercare le contraddizioni che stanno nella metà oscura di ogni persona. Allora i buoni nei nostri romanzi non sono mai proprio del tutto buoni, hanno dei problemi. E i cattivi non sono mai del tutto cattivi come sono le persone. Allora, non è che vada a cercare la contraddizione nel cattivo che significa il suo lato umano perché mi affascina, ma perché questo è il mio mestiere, così devo fare, se no non funziona.